lo scorso 9 luglio alle 17:30 ad Aprilia a conclusione di attività info, investigativa, i militari del locale Norm, con la collaborazione nella fase esecutiva da personale del NAS di Latina, hanno individuato una casa di riposo totalmente abusiva, che ospitava 19 anziani in buone condizioni generali, sul conto della quale sono in corso i previsti accertamenti. Nel corso delle operazioni di polizia, la responsabile delle strutture, una donna di 72 anni residente ad Aprilia, infermiera professionale in pensione, ha offerto ad un militare operante banconote per un totale di 1000 euro al fine di fargli omettere un atto del proprio ufficio e per questo è stata tratta in arresto, nella flagranza del reato di istigazione alla corruzione, e sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. È ormai ufficiale l'accordo di collaborazione stipulato fra i tre gruppi di sbandieratori coresi e il comune di Cori. L'associazione Storici Sbandieratori delle Contrade, l'associazione Sbandieratori del Leone Rampante e l'associazione Sbandieratori dei Rioni, da un lato, e l'amministrazione comunale, dall'altra, hanno sottoscritto un'intesa che ha già ricevuto parere positivo della giunta e dei rispettivi organi decisionali. L'ente riconosce alle associazioni il fondamentale ruolo di promozione dell'immagine della città di Cori in Italia e nel mondo e l'importante funzione sociale svolta all'interno della comunità grazie al coinvolgimento nelle proprie attività di numerosissimi volontari, soprattutto giovani, in atto da generazioni. L'accordo prevede l'impegno da parte delle associazioni a garantire la propria presenza alle manifestazioni che il comune considera di rilievo, ma anche ad aderire al progetto Adotta un monumento incaricandosi della manutenzione ordinaria di un monumento appunto o un luogo cittadino e ad organizzare un evento annuale da tenersi in città. Grande successo dell'edizione 2018 dello Sbaracco a Fondi. Un vero e proprio boom di presenze, eventi ed iniziative. Il centro della città di Fondi è stato animato per tutta la serata, e buona parte della notte, da visitatori e clienti che hanno goduto, oltre che delle offerte commerciali e delle occasioni di svago, di un clima festoso e ricco di atmosfere. Le presenze si sono attestate in oltre 25.000 tra turisti, clienti e visitatori provenienti da tutta la provincia e non solo. Il risultato più significativo per gli organizzatori è stato sicuramente quello della partecipazione attiva e condivisa di ben 250 attività, tra negozi in sede fissa, artigiani, antiquari. Il percorso enogastronomico, ricco e variegato, insieme ai molti momenti di animazione, musica e svago per ogni fascia d'età, hanno coinvolto i visitatori che hanno mostrato di apprezzare, in modo particolare, le novità di questa edizione 2018, l'area dedicata al verde e al prodotto ortofrutticolo a chilometro zero con l'Oasi Verde e l'area Amico MOF. Altra novità di grande impatto è stato l'evento Notte Live di Settimio Savio Libidend. Tutti sul ring con le maglie celebrative dell'evento interregionale Lazio contro Campania. Due i colori, rosso e blu in base agli angoli di appartenenza. Un inizio all'insegna della sana rivalità condita dal rispetto dell'avversario, che a fine dell'incontro torna amico. È nello spirito dell'arte nobile, nello spirito con cui la Box Latina organizza le riunioni. La prima parte degli eventi organizzati in casa nel 2018, si è conclusa con una riunione tra scuole di pugilato a confronto accomunate dalla stessa identica passione per il ring. Un connubio sancito dalla premiazione al maestro Rosario Colucci della Box Leone Fazio Napoli, punto di riferimento per tutto il pugilato campano. A consegnare la targa a un altro maestro, Rocco Prezioso della Box Latina, per suggellare una proficua collaborazione che dura da tempo. 9 gli incontri disputati, di cui 7 hanno avuto come protagonisti i pugili della Box Latina. L'estate settina si illumina del pensiero filosofico. Si tratta di un ciclo di 3 lezioni, tenute dal professor Giancarlo Loffarelli, docente del locale liceo classico, denominato Verso Sofia, ovvero un viaggio verso le problematiche dell'essere, della sapienza e della conoscenza. Primo appuntamento venerdì 13 luglio alle 21 a Sezze, nel cortile della Cattedrale di Santa Maria.
è la novità che più incuriosisce e rende attrattivo il programma delle manifestazioni redatto dall'amministrazione comunale per l'edizione di quest'anno. Il progetto viene organizzato dall'associazione Le Decarce, da circa 2 anni attiva con l'obiettivo di ricoprire specifici ed innovativi spazi culturali, introducendo nuovi argomenti ed attività che possano tra l'altro favorire l'apertura di momenti per una riflessione più complessa e meno sbrigativa sulle problematiche della vita e della società, per favorire luoghi di relazione basati sull'incontro delle persone e non semplicemente sullo scambio di messaggi informatici, spesso incolori ed impersonali. Il primo argomento trattato sarà intitolato Inutile o indispensabile? Che cos'è la filosofia? Percorso storico e teoretico al seguito della Nottola di Minerva. Le date dei successivi incontri saranno definite dopo il primo. Un gruppo di studenti universitari degli Stati Uniti ha visitato nei giorni scorsi alcune aziende della provincia di Latina. L'obiettivo, oltre a conoscere alcuni dei prodotti di qualità del territorio e di rispettivi processi produttivi, è stato quello di approfondire e fare formazione relativamente al circuito TBEX.net, di cui fanno parte le aziende in questione. Il nuovo circuito di credito commerciale del Lazio, nasce infatti per facilitare le relazioni tra imprese, aziende e liberi professionisti che entrando nel circuito hanno la possibilità di acquisire nuovi clienti ed abbattere parte dei propri costi di funzionamento, risparmiando preziosa liquidità, attraverso un semplice sistema di compensazione. La prima tappa ha toccato l'azienda agricola Pietrapinta di Cori, dove gli studenti oltre a vedere il processo produttivo del vino e hanno potuto degustare i buonissimi prodotti dell'azienda. A seguire, nel pomeriggio, visita alla The Design Group di Latina, specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni di arredo e strutture automatiche. Il tour si è concluso al birrificio Eastside Brewing, sempre nel capoluogo, dove gli studenti hanno potuto degustare la birra prodotta artigianalmente. La giornata ha visto coinvolti in prima linea i titolari delle 3 aziende che, con entusiasmo e spirito di partecipazione, si sono messe a disposizione del circuito per mostrare i processi produttivi e per raccontare la loro esperienza all'interno di TBEX. Il 3 luglio alle 14.45 a Terracina, i militari della locale stazione Carabinieri Forestale, a conclusione di un servizio di vigilanza ambientale, deferivano, in stato di libertà, una donna di 27 anni del luogo per violazioni alle norme in materia ambientale. Su di un terreno di circa 1000 metri quadrati di proprietà di una società immobiliare, di cui la stessa ragazza risulta amministratore unico, veniva accertata una gestione illecita di rifiuti non pericolosi, depositati su sito diverso dal luogo di produzione, che da indagini risultava essere un cantiere ove sono in corso lavori edili da parte della società gestita dalla stessa. Il tutto in assenza di piano di utilizzo o documento d'utilizzo. L'area è stata sottoposta a sequestro. Venerdì 13 luglio dalle 21, presso la Biblioteca Civica di Cori Elio Filippo a Crocca, si svolgerà l'evento Letture Stellari, a cura dell'Associazione Culturale Arcadia e della Società Cooperativa Sociale Utopia 2000, gestrice dell'asilo nido comunale Il Bruco Verde. All'iniziativa patrocinata dal Comune di Cori parteciperà il gruppo Astrofili Montelepini con l'Osservatorio Astronomico e Planetario di Gorga. Grandi e piccini saranno accolti all'Istituto Culturale di Vicolo Macari con una magica serata sotto le stelle. Ci sono tanti modi per raccontare una storia, si legge nella nota di presentazione degli organizzatori, e in questa occasione abbiamo scelto di usare il buio e un proiettore. Ci sarà il teatrino dei burattini, verranno sperimentati alcuni giochi costruiti dai bambini, leggeremo ad alta voce ed ascolteremo in intimità e in compagnia. Il Mago di Oz, il celeberrimo romanzo per ragazzi di Frank Baum, tema dell'ultima programmazione didattica della struttura educativa dell'infanzia di Via Giacomo Ricci, è stato illustrato sulle tavole di cartoncino tipiche del Kamishibai con i disegni realizzati dagli alunni 3-5 anni, i quali scorreranno in sequenza su una parete con le loro voci narranti registrare in sottofondo. L'Associazione di Cultura Politica Obiettivo Comune organizza il dibattito pubblico fuori social. L'evento, patrocinato dal Comune, si svolgerà giovedì 12 luglio,
a partire dalle 20:45 presso l'ex carcere Cesare Beccaria. In un tempo nel quale il confronto su tematiche politiche è demandato solo ai social, Obiettivo Comune ritiene opportuno riportarlo in un luogo pubblico. Per questo ha deciso di organizzare un dibattito su tematiche di spessore politico e sociale, lontano dai confini dei partiti e dai nick di un account social. Un dibattito che mette in campo temi, idee, proposte e riflessioni, consapevoli che in politica, come nella vita, non esistono verità e che il confronto è una chiave di crescita personale e sociale. Un dibattito che per essere partecipato non può che essere regolato da qualche norma che ne definisca i limiti e i tempi di dialogo, il tutto in un clima informale tra persone di qualunque estrazione politica e sociale, che sentano il bisogno di doversi confrontare e di farlo senza il timore di essere additati o il preconcetto di essere giudicati.